Cesare Carnaroli, presidente Passaggi Festival. Passaggi Festival arriva alla sua quinta edizione. Come valuta il percorso sviluppato in questi 5 anni? Ma è stato un percorso estremamente positivo, io direi felice. Siamo alla quinta edizione, come è stato detto, e 5 anni fa, se qualcuno si ricorda, abbiamo iniziato con un paio di giorni all'interno di Palazzo San Michele e con alcuni autori, con un budget che non superava i 25-30 mila euro. Oggi siamo arrivati, dopo 5 anni, con presenze estremamente interessanti nel campo dell'editoria, nel campo del giornalismo e della saggistica, perché vorrei ricordare che Passaggi Festival è l'unico festival di saggistica in Italia. Direi che questo successo è dovuto innanzitutto alla partecipazione convinta del Comitato Scientifico di Passaggi Festival, che è composto da Nando Dalla Chiesa, che è il direttore scientifico di Passaggi Festival, da Lorenzo Salvia, giornalista economico del Corriere della Sera, Alessandra Longo di Repubblica, Giorgio Santelli di Rai News con Giovanni Belfiori, che giornalista anche lui, l'anima, diciamo, di questo festival che lo impegna ormai per tutto l'anno. Ecco, cosa devo aggiungere? Devo aggiungere che quest'anno noi vogliamo ripetere e quindi consolidare il successo del 2016, quando è stata scelta la piazza come location per lo svolgimento del festival. Inoltre vorrei aggiungere che il successo è dovuto anche ad una partecipazione convinta del Comune di Fano e della Regione Marche. In uno scenario dove l'economia sembra prevalere su tutto, secondo lei qual è il valore aggiunto che può rappresentare la cultura? Beh, oggi con un ridimensionamento del sistema produttivo dovuto così ad una competizione globale sempre più forte e quindi la perdita di posti di lavoro per quanto riguarda il sistema manifatturiero, per l'Italia, per la Regione Marche, per la nostra città in modo particolare, è chiaro che le iniziative culturali legate al turismo sono una di quelle strade obbligate per recuperare posti di lavoro persi nel settore manifatturiero, come appunto accennavo prima. Ecco, io vedo che tutte le amministrazioni locali, dalla Regione al Comune di Fano, stanno tentando giustamente di intraprendere questa strada e Passaggi Festival, dobbiamo dire, è una di quelle scelte intelligenti, capaci, che hanno portato ad un aumento della capacità, tra virgolette, occupazionale del mondo della cultura, legandolo allo stesso tempo al turismo, perché vorrei ricordare che Passaggi Festival avviene in un momento di bassa stagione, quindi un festival legato alle famiglie che possono scegliere quei giorni di venire a Fano per trascorrere una giornata al mare e poi alla sera in compagnia di autori e di libri. Qual è il suo saggio del cuore? E quel saggio che ha costituito un passaggio importante per lei, per la sua vita e la sua esperienza culturale. E un saggio che può aver cambiato o migliorato la sua visione del mondo. Ma diciamo, non c'è un saggio in modo particolare. Io direi che questa presenza di Nando Dalla Chiesa, legata innanzitutto, insieme anche a Don Ciotti, che inizierà questa edizione di Passaggi Festival, legata a questa cultura della legalità, a questa battaglia nei confronti delle mafie, della criminalità organizzata, ecco, sono uno di questi elementi che mi hanno colpito molto sul piano personale, hanno arricchito anche proprio il piano della conoscenza individuale su questi temi e sono convinto che
per quanto riguarda la nostra città, i giovani, crescere in un clima di legalità è un elemento fondamentale per dare una speranza, un futuro a questo paese.